Buonasera a tutti, siamo qua al Palamozza per la terza giornata del campionato di Serie 1, Girone B. La Panterai Modena affronta i Lions Teramo dopo la sorprendente vittoria ottenuta in quel di Padova la scorsa settimana per la squadra giallo-blu. Si prospetta un altro impegno molto molto probante nei confronti della squadra teramana, che viene da una vittoria esterna nella prima giornata ed una sconfitta abbastanza pesante in casa col Bologna la giornata scorsa. Quindi sicuramente la squadra abruzzese verrà a Modena con l'intento di recuperare immediatamente i punti persi sul cammino. E adesso le squadre si salutano al centro del campo, e per la Panterai Modena un altro impegno che la vede sfavorita nei confronti dell'avversario, ma sicuramente, se lo spirito è quello di domenica, di sabato scorso, la pelle verrà data via molto molto duramente. Al microfono Andrea Bonaccini, al commento tecnico l'ala mancina della Panterai Modena, Emanuele Mattioli. Ciao a tutti. Oggi, come ha già detto lui, si prospetta una partita un po' un'incognita, perché gli avversari vengono da una sconfitta, ma non si sa mai. Una squadra comunque forte e non va sottovalutata, perché comunque noi stiamo salendo molto di condizione, ma mai avere dei cali, perché si sa che può finire male. Adesso vediamo le formazioni in campo. Per Modena in porta Bonaccini, Barbieri, Panettieri, Iaollari, e un attimo che vediamo le scelte del mister Sgarbi, di coach Sgarbi, Boni, mi pare, Iaollari, Rolli e Bortolotti. Per i Lions Teramo abbiamo il numero 10 Savini, il numero 2 Di Giulio, il numero 6 Toppi, il numero 2 Di Giulio, scusate, abbiamo già detto, e un attimo che guardiamo, e in porta abbiamo Collevecchio, e l'ala numero 12 è Pieragostino. La squadra teramana è anch'essa una neopromossa, però si è decisamente rinforzata con l'innesto di alcuni giocatori, in primis Pieragostino, provenienti dal Città Sant'Angelo, formazione che l'anno scorso ha sfiorato la Final Four Scudetto. Quindi sicuramente diciamo che il roster della squadra è di primo livello. Ecco che noi, la palla è nostra, attacchiamo con Rolli, 9 metri, Iaollari, Panettieri. Modena cerca di far muovere la palla velocemente, fallo, palla ancora e ancora della squadra giallo-blu. Barbieri, ecco la palla a Rolli, palla a Bortolotti, che in questo caso gioca all'ala, palla a Rolli, il passivo, chiamato sfondo a Barbieri, la palla ai teramani. Ecco, vediamo il gioco e la difesa modenese, vediamo che la difesa modenese si schiera con, non con la 6-0, ma Panettieri è fuori dalla difesa, anche Rolli, per cercare di limitare sicuramente i tiratori, in primis Pieragostino, che è uno dei top scorer del campionato, e quindi si cerca un attimo di arginare quello che può essere il tiro da fuori della squadra teramana. Fanno girare la palla, è una squadra molto fisica. 1-0 per il Teramo. Gol di Toppi. Ecco di nuovo Bortolotti, Rolli, Panettieri. Dobbiamo cercare sicuramente di velocizzare il gioco, probabilmente abbiamo anche più possibilità dal punto di vista fisico, nel senso di brutta palla sbagliata da Boni sull'ala. Siamo partiti un po' contratti, contrariamente a quello che abbiamo fatto la settimana scorsa. Vediamo un attimo di riprendere le redini del gioco, nel senso che sono stati due errori abbastanza grossolani quelli che sono stati fatti in queste prime due azioni d'attacco della squadra giallo-blu. La palla ai teramani, Toppi, palla a Pieragostino, che sicuramente palla, ecco, traversa, palla nostra, Boni,
Barbieri, Rolli. Dobbiamo sicuramente velocizzare il gioco, loro, anche loro giocano con due difensori fuori, quindi non è una 6-0 classica quella che di solito ci troviamo di fronte, quindi qualche possibilità di entrare e servire il pivot ce l'abbiamo sicuramente di più rispetto a quello che abbiamo avuto nelle due partite precedenti. Rolli, ecco adesso Barbieri, Portolotti, gol, 1-1. Ottimo primo gol, bisogna dare una scossa a questa partita perché siamo partiti molto lenti, in difesa non si scorre e invece l'attacco ha un giro di palla molto fluido e quindi bisogna cercare di bloccarlo subito prima che ottengano la superiorità numerica in attacco. Ecco palla ai Teramani sempre, vediamo come costruiscono l'azione di attacco. C'è... fallo ai 9 sempre per il Teramo. Sicuramente l'impatto fisico è decisamente a favore degli avversari, però come sempre in difesa rimaniamo molto compatti e i varchi sono chiusi. Ecco palla rubata, ottima palla, Panettiere in contropiede, si trova davanti al portiere, gol, 2-1. Ottima palla rubata da Panettiere sui 9, sui 10 metri. È questo che dobbiamo fare, anticipare il loro movimento. Sicuramente abbiamo nella velocità una delle armi più importanti per poter scardinare il gioco avversario e quindi bisogna che la sfruttiamo, soprattutto con i nostri atleti più giovani. Panettiere è sicuramente il più giovane perché ha compiuto 18 anni nella partita, il giorno della vittoria della settimana scorsa. Fuori, sbagliato il tiro all'ala da parte del numero 12 Pieragostino Roberto, quindi la palla è ancora nostra, giochiamo per un doppio vantaggio. Fallo sui 9, ecco palla della Pantarea, vediamo Iaollari, come sempre il nostro tifo si fa sentire ed è sempre difficile per il portiere avversario giocare sotto la curva giallo-blu. Ecco Barbieri, fischiato, ecco un errore, 2 minuti, un fallo che si poteva risparmiare. Il nostro Filippo Barbieri effettivamente rubando una palla, ormai era stato fischiato e questo era. Adesso affrontiamo un vantaggio di 2-1, questa inferiorità numerica di 2 minuti. Comunque lo spirito è quello giusto, siamo partiti bene. Siamo partiti come la settimana scorsa e non come la prima col Colonia, dove eravamo sicuramente contratti per esordio in Serie A, quindi cerchiamo di vedere di continuare su questa falsa riga. Adesso la difesa è schierata tutto sulla linea dei 6 metri naturalmente e loro hanno un uomo in più. Ottima difesa di Iaollari. Arbitro a fischiato il rigore, sembrava sfondo da qua, invece è stato fischiato un 7 metri a favore dei Teramani, cambio del portiere, entra Resci per il rigore, vediamo un attimo, oggettivamente non si capisce per quale motivo l'arbitro non abbia fischiato lo sfondo da parte dell'atleta Teramano, adesso vediamo come va a finire. Gol del Teramo, il numero 9, Gianpietro sigla il rigore, siamo ancora in inferiorità numerica, Rolli, Panettiere, naturalmente il nostro interesse è far trascorrere questo periodo in cui siamo un uomo in meno, cercando di arrivare al tiro verso alla fine del tempo sul limite del passivo. Adesso ancora palla Bortolotti, Rolli, Panettiere, palla ancora per Rolli, tiro di Rolli, ottima parata del portiere Collevecchio, palla dei Teramani, Toppi, gol del Teramo, numero 6, è riuscito a entrare con l'uomo in meno in difesa, ne ha approfittato.
e ha siglato il gol del vantaggio, momentaneo vantaggio del Teramo. Stiamo pagando abbastanza cara questa inferiorità numerica. Abbiamo subito due reti, una abbastanza dubbia per un rigore che forse non c'era. Ottimo Iaolari, rigore per noi. Bravissimo il nostro pivot che ha costretto al fallo il pivot avversario e ha procurato un rigore. Ci potevano stare anche due minuti effettivamente. Sì, diciamo che siamo all'inizio della partita, quindi gli arbitri tendono solitamente a dare prima il giallo in questi primi minuti, però fischiata giustissima, aspettiamo l'esito. Abbiamo Genna Di Matteo, gliela parata, peccato, tirato male e di conseguenza gliela parata. Purtroppo abbiamo sbagliato il rigore, come ha ricordato Emanuele. Adesso vediamo un attimo di arginare l'attacco avversario per tornare, ormai siamo di nuovo in 6, è rientrato anche Filippo Barbieri. È stato fischiato un tocco da parte nostra, cosa che noi non abbiamo visto. Effettivamente se è stato il tocco, è stato veramente impercettibile. Questo comunque ha deciso l'arbitro e si prosegue con gli abruzzesi in attacco. Toppi sulla palla, Barbieri in difesa, ferma il terzino avversario. Ecco la palla di nuovo a Toppi, fischiato fallo. Fischiato 9 metri per il Teramo, palla ancora per la squadra biancorossa. Vediamo come si svolge l'azione. Sono riusciti a entrare due volte, ma erano in superiorità numerica. Prova di Giulio a eludere la nostra difesa, non c'è riuscito, la difesa si chiude bene. Vediamo ancora l'attacco teramano, effettivamente si potrebbe anche fischiare passivo ormai, esatto, ecco passivo. Parata di Bonaccini, la palla a Panettieri e Barbieri, ottima questa azione difensiva dei gialloblu. Palla ancora è entrato nel mentre Gennaro Di Felice, sembrava che avesse perso la palla ma è stata recuperata. Siamo sempre 3-2 per gli ospiti. Palla Panettieri, Barbieri, sicuramente dobbiamo fare un po' più di attenzione nei passaggi, Bordolotti si fa parare il portiere, dal portiere con le vecchio, l'attacco all'ala. Il portiere ha già fatto tre interventi sui nostri tiri, effettivamente potevamo anche concludere meglio. Abbiamo sempre un po' il problema offensivo, è un po' il punto debole della nostra squadra, ma lo sappiamo, cerchiamo. Fischiato fallo, ecco che contropiede e gol di Boni. Un bellissimo gol dell'ala sinistra Giacomo Boni, lanciato dal portiere Flavio. I quali hanno un certo feeling, bisogna dirlo, sul contropiede, si trovano al 90%, 95%, sono anni che giocano insieme e questo si vede infatti. Bellissimo gol di Giacomo Boni. Bene, noi dobbiamo effettivamente, come ha detto Emanuele, sfruttare questa nostra caratteristica che è quella del contropiede, soprattutto con una squadra molto fisica e un pochino più lenta rispetto alla nostra. E questo è il contropiede, sicuramente un'arma in più, la velocità è questa, è la, diciamo, perché se la mettiamo solo fisicamente sul tiro da fuori sicuramente i nostri avversari ci sono superiori sia come potenza fisica sia come esperienza tecnica, ma comunque vediamo come si mette. Ecco fischiato fallo Giacomo Boni, palla da 9 metri sempre per la squadra abruzzese. La palla non gira velocissimamente, anche nell'attacco abruzzese secondo me cercano di liberare sempre i due tiratori, o Di Giulio o Pieragostino, che sono i top scorer della squadra avversaria, della squadra teramana. Toppi, però stiamo difendendo nel modo giusto e prima di arrivare al tiro sicuramente fanno molta fatica. L'arbitro
ha fischiato un fallo a sfavore del Pantarei, palla sempre sui 9 metri per i Teramani. Certamente è una squadra, essendo una squadra molto fisica, i falli sicuramente ce ne saranno molti, quindi il gioco sarà spezzettato. Errore da parte dei Teramani, palla ai giallo-blu che costruiscono l'azione. Barbieri sulla palla, Boni, Panettieri, Di Gennaro. Ecco la palla Panettieri, sempre Barbieri. Panettieri che funge sempre da centrale, Barbieri, Di Felice. Portiere avversario intercetta facendo un passo avanti verso il tiro dell'ala e riesce a fermare l'attacco di Panettieri. Siamo sempre sul tre pari. Ecco la palla sempre per in mano i Teramani, il numero 9 che la gioca, Gianpietro, che funge da centrale in questo momento, la scambia con Toppi e con Pieragostino, i due terzini della squadra teramana, sicuramente i due punti di forza. Ottimo gol da parte di Gianpietro, che con una finta inganna la difesa modenese e riesce a trafiggere Bonaccini. Sì, hai detto bene, aveva seguito bene il movimento, ma comunque è un giocatore molto svelto e niente, ha tirato un sottomano molto scomodo che il portiere ha visto partire troppo tardi e quindi non c'è stato niente da fare. Nel mentre è entrato Albertini e Barbieri si sblocca e segna anche lui, siamo sul 4 pari, all'ala abbiamo un'ala mancina, Albertini. E adesso vediamo un attimo se riusciamo a essere un po' più incisivi da quella zona quando riusciamo a tirare. Comunque Filippo Barbieri è riuscito a liberarsi e a trafiggere il portiere Collevecchio, segnando il suo primo gol in questa partita. Ecco sempre il centrale avversario, il numero 6, Gianpietro, molto forte effettivamente, con cambi di direzione che mettono in difficoltà la nostra difesa. Adesso un attimo nel cadere probabilmente si è un attimo infortunato al dito, ma non sembra niente di grave, il giocatore si è rialzato e quindi si riparte con una palla dai 9. Per adesso molto fair play tra i giocatori, non ci sono stati screzi particolari, quindi anche se il gioco è duro, comunque la partita è sostanzialmente corretta. Vediamo un attimo, adesso si asciuga il terreno, perché il problema di tutti i palazzetti dello sport è quello con questo gioco, dove molto spesso si finisce a terra, di dover asciugare spesso per evitare di scivolarci sopra, che può essere molto pericoloso col contatto fisico che questo sport richiede. Palla per i Teramani, Gianpietro sempre per Toppi, l'azione la fanno sempre in questo modo. Adesso alle ali effettivamente sono riusciti a liberare l'ala mancina una volta, ma basta. Ecco tiro di Toppi, però viene fischiato un 9 sul tiro e quindi palla ancora per gli abruzzesi, sempre 4 pari risultato, punteggio come tutte le partite giocate dalla Pantarei molto basso effettivamente, perché a metà del primo tempo 4 pari. Questo significa che le difese hanno sicuramente prevalso sugli attacchi e questo è già positivo da parte nostra, perché siamo riusciti a limitare le bocche di fuoco della squadra abruzzese. Ecco di nuovo De Felice che riesce a fermare Pieragostino, che è sicuramente l'uomo più marcato dalla nostra difesa, e infatti esce sempre quello che prova ad entrare, e infatti abbiamo un uomo sempre che lo segue. Ancora lui, ecco una finta, bellissimo gol, niente da dire, ha eluso la difesa con una finta, poi con un doppio appoggio e ha trafitto Bonaccini. 5-4 per il Teramo, la partita è apertissima, palla per Barbieri, Panettieri, De Felice, Barbieri, attenzione a queste cose, cioè sono già 2-3 palle che rischiamo di perdere. Per banalità Panettieri, palla fuori di partiro, era giusto tirare, c'era lo spazio, però
purtroppo la mira è stata sbagliata. Palla al Teramani, adesso per Pietragostino, Toppi, tiro di Toppi, però era già stato fischiato un 9 a Bortolotti. Sì, il terzino numero 6 Toppi ha un movimento abbastanza particolare, infatti la difesa già più volte che si trova un po' in difficoltà a difendere su di lui, però giustamente gli arbitri qua hanno fischiato 9 perché non c'era assolutamente di più. Giusto anche la fischiata perché il fallo è partito prima e successivamente c'è stato il gol, quindi giusto fischiare il fallo precedente. Palla sempre sui 9, Giampietro, palla Giampietro, Toppi, Pietragostino. Praticamente il gioco viene fatto da questi tre parate di Bonaccini, e però di nuovo viene fischiato la 9. E l'arbitro alza il braccio per il passivo, quindi sicuramente i termani devono andare a tirare, si deve stare fare attenzione al tiro sicuramente da fuori. Di nuovo 9. Ricordiamo che sono previsti dal regolamento 6-7 passaggi dopo 6 passaggi dopo la fine dopo l'indicazione del passivo. Ormai dovremmo, i passaggi sono già stati almeno 4, almeno. Adesso vediamo l'arbitro. Palla per Bonaccini. Proviamo col contropiede, ma eravamo un attimo in ritardo. Quindi ottima azione difensiva dei gialli. Barbieri, bellissimo gol dei gialli. Dobbiamo cercare di sfruttare un pochino di più il pivot in mezzo al campo, sicuramente, perché gli spazi ci sono. Sì, bellissima ripartenza, molto veloce, la difesa avversaria non era piazzata. E buonissimo il movimento di Bortolotti che si è smarcato dal difensore, lasciando libero quindi il passaggio del terzino Barbieri, e chiaramente è andato in gol. Bellissima azione. Niente, i Teramani costruiscono sempre l'azione, sempre con Giampietro, Toppi, Pietragostino che scambia sempre con Giampietro, Toppi, ecco che... Questo l'arbitro poteva evitare, nel senso che sembrava più persa la palla dagli abruzzesi piuttosto che il fallo fatto da noi. In ogni caso questa è la decisione e quindi si rigioca sempre con la palla in mano ai biancorossi. Giampietro, Toppi, Pietragostino, ottima azione. Ecco adesso fischiato 7 metri per il Teramo. Effettivamente ci poteva anche stare in questo caso perché Toppi stava andando al tiro ed è stato chiuso in maniera irregolare. Vediamo Bonaccini, gol di Di Giulio, 6-5 per il Teramo. Adesso l'azione di nuovo giallo-blu. De Felice, Panettieri, entra Gennaro Di Matteo al posto di Giacomo Boni. Vediamo Giacomo Boni, sta parlando col coach Garbi che gli starà dando le indicazioni per quanto riguarda probabilmente la difesa. De Felice, Barbieri, Di Matteo il tiro, bellissimo gol di Di Matteo, che riesce ad entrare e a scardinare la difesa teramana. Non sembrano così granitici in difesa, siamo già al terzo tiro che riusciamo ad entrare, cosa che nelle altre due partite abbiamo avuto più difficoltà a fare, quindi sicuramente è un'opzione che con i terzini o comunque da quella zona riusciamo sicuramente a sfruttare e dobbiamo tenere in considerazione, insieme al gioco fatto sul pivot, sfruttando la nostra velocità come abbiamo fatto col gol precedente di Bortolotti. Ecco, sbagliato il passaggio all'ala da parte di Giampietro, palla per i gialli, siamo 6-6, costruiamo l'azione. Ecco Panettieri, De Felice, Barbieri, errore più che altro, bella palla presa da Di Giulio che riesce a siglare in contropiede. Abbiamo perso una brutta palla, bisogna che stiamo più attenti su questi palloni.
Queste sono squadre, è un campionato, la Serie A, che sicuramente non perdona questi errori. Noi chiaramente è la nostra prima esperienza, quindi dobbiamo pagare il dazio su queste cose, però pian pianino bisogna che cerchiamo di evitarli. Barbieri, Panettieri, De Felice, Panettieri, la partita è sempre in equilibrio, 7-6, Panettieri, De Felice, bellissima palla, fallo, sì, 9 per il Modena, De Felice, Panettieri, ecco Di Gennaro, Filippo Barbieri sulla palla, Panettieri, De Felice, tenuto bene, molto bene dalla difesa teramana in questo caso. Sempre 9, siamo al 21esimo del primo tempo, 7-6 per il Teramo, la partita in equilibrio. Ecco Panettieri, fallo, è stato spinto con la palla, ammonizione per il numero 10 Savini, palla Barbieri, De Felice, ecco sempre De Felice, palla Barbieri, Panettieri, De Gennaro prova a trovare un varco nella difesa avversaria, non riesce a trovarlo, passivo Barbieri al tiro, parata di Collevecchio. Questa volta i teramani hanno difeso molto bene, costringendoci al tiro sul limite del passivo, e il portiere ha parato. Vediamo anche noi di continuare sulla falsa riga delle difese precedenti. In questo momento effettivamente sembrava passi il numero 12 Pieragostino, si era tenuto un po' troppo la palla in mano. Comunque adesso palla per cerca di servire il pivot, il numero 5 di Marcello Andrea, non riesce a servirlo, e 2 minuti, allora è un fallo nostro da 2 minuti, non mi ero accorto della temporanea espulsione per De Felice, a cui è stato fischiato fallo 2 minuti per aver fermato il numero 9 di Marcello. Sì, diciamo che i 2 minuti sono stati un po' eccessivi per il fallo che è stato, e niente, ci ha lasciato in inferiorità numerica e di conseguenza sono riusciti ad aprire la difesa e a farci gol. Ribadisco, un po' eccessivo, ma l'arbitro ha deciso così e quindi si accetta quello che è stato dato. Coach Garbi chiama un tempo, è il primo doppio vantaggio che i teramani hanno in questa partita. Dobbiamo sicuramente cercare di essere un pochino più incisivi in fase offensiva. C'è stato un momento a cavallo del 15esimo del primo tempo che abbiamo trovato 2 o 3 gol di buona fattura, e su quella falsa riga dobbiamo continuare. Naturalmente questa è una squadra, come dicevo, esperta, però è un po' più lenta di noi, e cercando di costringerli al tiro alla fine, diciamo sotto passivo, possiamo anche provare a ripartire sul nostro contropiede, che è una delle armi che abbiamo in più rispetto a loro sicuramente. Vediamo un attimo di sfruttare quelle che sono le nostre caratteristiche. Il pubblico come sempre è molto caloroso nei confronti della nostra squadra, e la partita ancora tranquillamente in equilibrio. Vediamo adesso di continuare in questo modo. Palla per i gialli, il tempo ricordiamo è stato chiamato a coach Sgarbi. Bortolotti con la palla, siamo sempre in inferiorità numerica perché c'è stata l'espulsione di 2 minuti per De Felice. Albertini, Panettieri, ecco Barbieri, Panettieri, vediamo cosa riusciamo a fare, Panettieri, Di Matteo, ecco Albertini, Filippo Barbieri, Bortolotti viene fermato,
comunque l'idea è giusta, sicuramente da proporre quando saremo in 6 di nuovo. Ecco Di Matteo che prova a liberarsi del numero 2 di Giulio. Ecco Panettieri, ottimo tiro di Panettieri, fallo da 2 minuti da... che Panettieri è stato ostacolato in maniera irregolare nel momento del tiro, fallo da 2 minuti. Noi dovremo tornare adesso, ecco di nuovo. Non è, si, la panchina pensava fosse fischiato un 7, in realtà esatto. Ecco Barbieri. Panettieri, Barbieri. Panettieri, ottimo T. Bisogna che queste occasioni però le chiudiamo. Era stato ottimo il passaggio di Panettieri. Bravo il portiere, però bisogna che cerchiamo di sfruttarle queste occasioni, perché altrimenti facciamo sicuramente molta più fatica dopo arrivare internamente e con la difesa schierata. Ecco Pietragostino, parata di Bonaccini, ancora fallo, la palla era stata presa. Tiro dai 7 metri. Ecco, vediamo Di Giulio sempre contro Bonaccini. Siamo al 25esimo, 8 a 6 per il Teramo. Adesso vediamo come va questo rigore. Parata di Bonaccini. Bonaccini tiene la squadra a meno 2. Adesso siamo di nuovo in 6 e quindi l'azione di nuovo si svolge a parità numerica. Barbieri, Barbieri, Bortolotti, fischiati 9, palla Barbieri, Panettieri, De Felice, Panettieri, ecco Di Matteo, grandissimo gol di Di Matteo, che finta un tiro e poi dopo riesce a centrare l'angolino alto alla destra e alla sinistra del portiere. Sì, un bellissimo gol dell'ala sinistra Gennaro Di Matteo, si vede che lui ha già navigato nella massima categoria, ha una grandissima qualità sia di tiro che di visione del gioco e infatti si è visto. L'importante è non mollare in questo momento, siamo sotto solo di un gol, ma basta un attimo per cadere e aver subito un bel divario, quindi mai mollare e continuare, cercare di rubare palla e difendere molto duro, perché è una squadra molto fisica come abbiamo già detto e bisogna cercare di anticiparli. Sembrava avesse preso il piede Gian Pietro, l'arbitro non ha rilevato il fallo, continua la palla, continuiamo il gioco con la palla in mano ai Teramani, finta di Gian Pietro, tiro fischiato un 9 per Barbieri, passivo, quindi la squadra biancorossa deve andare al tiro. Tiro di Marcello che riesce a bucare Bonaccini. Ecco Panettieri, Barbieri, Panettieri, De Felice. Ecco Barbieri, grandissimo gol di Panettieri, questo che si prende la responsabilità di tirare in un momento effettivamente abbastanza complicato del gioco e riesce a bucare con Levecchio in basso sulla sua sinistra. Cerchiamo di difendere adesso sempre in modo precedente, vediamo che la palla ce l'ha il numero 3 appena entrato, Leodori, palla di Giulio, Pieragostino che adesso funge da centrale, errore dei Teramani, ecco contropiede dei gialli e gol, 9 pari al 28esimo del primo tempo, la partita è in perfetta parità, ottima palla rubata a Bortolotti sui 9 metri, il contropiede innescato con Di Matteo
che non perdona quelle vecchie. Leodori, Pietragostino, sempre molto molto veloce con la palla. Pietragostino e Giampietro sono gli uomini più veloci naturalmente del Teramo e gli uomini più pericolosi. Grandissimo gol all'incrocio da parte di Giampietro. Continuiamo. Adesso palla Panettieri. Panettieri, Barbieri, Di Matteo. Panettieri, De Felice, Panettieri, Barbieri, De Felice, Bortolotti, Panettieri, Barbieri, ottimo servizio per De Felice, cerchiamo un varco sempre, loro giocano sempre con due uomini fuori dalla difesa, Barbieri trova il varco, grandissimo gol, trova il varco sulla destra del portiere, palla bassa. Loro giocano con due uomini fuori per tenere il nostro tiro marcato, quindi riusciamo un attimo a penetrare, abbiamo degli spazi un po' più ampi per poter arrivare al tiro. Mancano 30 secondi alla fine del primo tempo, sarebbe importante arrivare in pareggio. Tempo dal punto chiesto dalla squadra Teramai, dal coach Teramano. Fonti. Sì, sicuramente ha chiamato il tempo perché proveranno uno schema e cercheranno di tirare l'attacco fino alla fine di questo primo tempo, perché per non rischiare di subire un ulteriore contropiede, poiché hanno visto che ne stanno già subendo abbastanza, e bisogna stare molto compatti perché non si sa che cosa potrà succedere in questi 20 secondi. Vedete Emanuele, effettivamente il coach abruzzese sicuramente ha chiamato il tempo per impostare uno schema per arrivare al tiro sul limite dei 30 secondi, che sono dei 20 secondi che sono quelli che mancano alla chiusura del primo tempo. Noi dobbiamo essere bravi ad evitare che loro segnino. Adesso vediamo qual è la soluzione scelta dalla squadra biancorossa. Ecco, adesso rientrano in campo i giocatori. Palla in mano di Giulio. Ecco la palla, naturalmente l'azione sarà costruita sempre dal trio di Giulio, Giampietro, Pietragostino, che sono sicuramente gli uomini più pericolosi della squadra avversaria, e vediamo come va avanti Di Marcello, Giampietro, Pietragostino. Ecco Pietragostino, palla quasi fallo fischiato per i gialli, tiro, siamo finito il primo tempo, 10 pari, partita in perfetto equilibrio, Modena ha difeso molto bene, ha fatto anche 4 gol di pregevole fattura, costruendo un'azione, sfruttando anche qualche spazio lasciato dalla difesa teramana. Teramo era la squadra che ci aspettavamo, molto fisica, due uomini molto forti da fuori 9 metri come tiratori. E vediamo come andrà nella ripresa. Ecco che scendono in campo le squadre per il secondo tempo della partita tra Pantarei Modena e Lions Teramo. Il primo tempo è finito 10 pari, partita equilibrata, ma non ci sono mai stati più di 2 gol di scarto tra le due squadre. Sicuramente il secondo tempo sarà un secondo tempo tirato ed emozionante. La squadra gialloblu si schiera in campo con Bonaccini, Bortolotti, De Felice, Iaollari, Barbieri, Panettieri e Di Matteo Gennaro. La squadra teramana, Pietragostino, Savini, Di Giulio, Toppi e Giampietro. Vediamo, Giampietro sempre nel ruolo del centrale, Pietragostino, ecco vediamo, Giampietro, Toppi. È praticamente la squadra titolare che si era presentata anche all'avvio nel primo tempo. Vediamo un attimo come si sviluppa il gioco. Ecco, Savini, Pietragostino finta il tiro, poi cambia la direzione, il pivot di Marcello, Giampietro, Savini, Pietragostino, Toppi deve andare al tiro, parata di Bonaccini.
ma viene fischiato comunque 9 metri da Iollani, che ha contrastato in modo irregolare secondo l'arbitro Toppi al momento del tiro. Palla per Giampiero, come sempre il gioco si sviluppa sempre verso sul passivo, ecco Toppi, l'arbitro sbaglia il tiro per Tragostino, la palla dei gialli. Panettieri, ottima la difesa dei gialli in questa azione, Panettieri di nuovo, Barbieri per De Felice, Iollani prende posto in mezzo all'area avversaria, doppio pivot, Bortolotti di nuovo si sposta all'ala, era un'azione che potevamo anche sfruttare col doppio pivot in mezzo, ecco, l'arbitro di nuovo fischia, Iollani ha provato a sfruttare un attimo un'indecisione della difesa avversaria, Barbieri. De Felice, Barbieri, sempre Panettieri, Barbieri, De Felice ancora per Barbieri, Bortolotti, la palla gira abbastanza velocemente da parte nostra, De Felice, Barbieri, è un errore, un'incomprensione tra Iollani e Barbieri, la palla viene recuperata, Giampietro, Pietragostino, dobbiamo evitare queste cose, non dobbiamo comunque sempre riuscire ad andare a tirare. Ecco di nuovo Giampietro, Teramani rallentano un attimo l'azione e come hanno fatto prima cercano di andare a tirare sul filo del passivo. Ecco Giampietro, è entrato il numero 2, no, il numero, scusate, 9 metri sempre per farlo su Pietragostino di Marcello, Giampietro. Pietragostino, ecco, provano lo schema in centro, Liodori, viene strattonato, fischiati 2 minuti a Iollani, effettivamente ci sembra una decisione un pochino troppo severa nei confronti del pivot modenese, la palla rimane in Teramani con l'uomo in più, comunque ormai l'arbitro dovrebbe fischiare passivo perché i ragazzi abruzzesi sono in attacco da un po', ecco Pietragostino, Giampietro, Liodori, Giampietro, Pietragostino, è la palla all'ala, effettivamente un uomo in meno, la palla viene fatta girare, bellissima palla recuperata da Di Matteo che si avvia sul ed è gol, si avvia in contropiede, ottimo gol di Gennaro Di Matteo che pur in superiorità numerica riesce a portare in vantaggio i gialli. Ed è un gol molto importante sicuramente perché dimostra che la nostra squadra venderà sicuramente cara la pelle, come avevamo già detto. Liodori continua, ha cambiato, è entrato in campo il numero 5 di Marcello. Liodori, palla al pivot, viene fischiato un fallo a Panettieri, palla sui 9 metri. Palla per Di Matteo, vince Di Matteo Marcello, Di Marcello, Liodori, ecco finta di Giampiero, bellissimo tiro, parata di Bonaccini ma di nuovo viene fischiato, vengono fischiati 7 metri, effettivamente è un giocatore che quando il numero 9 per la mano, Giampietro, quando cambia direzione ha un passo molto rapido e per le difese modenese sono problemi seri tenerlo. Adesso vediamo Bonaccini contro. Bonaccini tocca ma non riesce a deviare il tiro di Giampietro. Ottimo. Aveva trovato la direzione. 11 pari. Si riprende con la palla dei gialloblu. Ancora siamo in inferiorità numerica, Iollani entra in questo momento, di nuovo 6 contro 6, Iollani, Panettieri, De Felice, Panettieri, perde la palla Panettieri. Ecco, viene fermato, un pochino di confusione, viene fermato comunque il contropiede di Giampietro da parte di Bortolotti. Adesso la palla è dei Teramani, Pietragostino per Di Marcello, la squadra
la squadra abruzzese continua col suo gioco compassato per poi cercare l'entrata da parte dei due giocatori Giampietro e Pietragostino, e questo è il gioco. Il pivot effettivamente per adesso hanno scaricato poche palloni in mezzo, stanno giocando in quel modo qua, cercando appunto di entrare con i due terzini. Vediamo se si continua in questo modo. Ecco, le note, palla all'ala, bellissimo, bellissimo gol da parte di Savini. 11-12, 12-11 per il Teramo, De Felice, Barbieri, la parata di Collevecchio, il tiro era giusto, è stato bravo il portiere di Marcello. Adesso il momento è quello di stringere i denti e di cercare di no. Palla, un quasi errore da parte dei Teramani, palla per Giampietro, è sempre la palla passa dal centrale Teramano, il quale con un bellissimo tiro sotto mano ha lasciato forse la difesa modenese troppo spazio. Forza ragazzi. Sì, dobbiamo trovare di nuovo la concentrazione. Dobbiamo trovare di nuovo la concentrazione del primo tempo, perché ci siamo un po' persi, in attacco un po' troppo superficiali e in difesa lasciamo troppi spazi. Soprattutto non dobbiamo lasciare spazio al nervosismo, perché sennò fa finire direttamente la partita. Bisogna stare attenti, giusto il fallo da 9, poteva starci qualcosa di più per la spinta, ma così è stato. Adesso vediamo l'azione che si sviluppa con la palla De Felice, la palla sempre al panettieri, Barbieri in entrata, fallo su Barbieri, sempre 9 metri, sempre palla dei gialli, siamo ormai al limite del passivo, De Felice prova un tiro, sempre 9 metri, è stato De Felice, viene fermato da Di Marcello nel momento del tiro. Barbieri sempre per panettieri che entra, prova il tiro, purtroppo il tiro era da provare, purtroppo è fuori. Palla per il Teramo, adesso dobbiamo tenere duro e vedere un attimo se riusciamo ad arginare questo attacco dei biancorossi per mantenere a meno 2 il distacco. E mentre mister Sgarbi ha sostituito Bonaccini con Giacomo Resci, palla per sempre per il Teramo, Di Marcello, palla, fischiato fallo a Iaolari, chiesto l'intervento per asciugare il parquet. Sì, la nostra squadra in questo momento ha un attimo bisogno di riflettere, forse questa pulizia del parquet arriva nel momento giusto. Noi dobbiamo un attimo riordinare le idee per stringere un attimo la difesa e cercare di evitare errori abbastanza banali che abbiamo fatto nei due azioni precedenti, che hanno permesso al Teramo di portarsi sul doppio vantaggio. Naturalmente a questi livelli lasciare andare via una squadra in questo momento, 8 minuti del secondo tempo, dopo diventa difficile recuperare una squadra più esperta. Fischiato di nuovo fallo, questo non l'abbiamo capito. Effettivamente il tiro non era stato disturbato, aveva semplicemente tirato ed era stata parata, comunque è passivo. La palla è su Pietragostino, adesso vediamo come si sviluppa l'azione. Palla toccata, palla dei gialli, bene, ottima la difesa giallo-blu. Vediamo un attimo di sviluppare un'azione offensiva che ci possa portare. Palla di Matteo, grandissimo pallonetto di Di Matteo, che riesce a beffare Collevecchio. Siamo a meno 1 di Giulio, di Marcello. La nostra è una squadra che sicuramente non si abbatte. Questo è un ottimo gol, d'ottima difesa, è un ottimo gol. Abbiamo dimostrato di esserci ancora. Palla sbagliata, attenzione, palla in campo, viene fischiato 9, palla sempre per i Teramani. Di Marcello,
di Marcello, Pietragostino, finta il tiro, Giampietro, Pietragostino, di nuovo bellissima la palla scaricata da Pietragostino per il pivot, per il compagno di Matteo Marcello, era ottima. Fortuna per i gialli, è stato un attimo di indecisione, errore di Marcello, piede, palla dei gialli, ecco, la palla viene tenuta lì per evitare il contropiede da parte nostra, l'arbitro potrebbe sanzionare in modo un po' più deciso questa specie di manfrina. Comunque procediamo, entra Mezzetti nel ruolo di centrale e vediamo di riuscire a pareggiare il risultato. Sì, bisogna velocizzare molto di più il gioco in attacco perché siamo molto lenti, sbagliamo i passaggi. Loro invece costruiscono molto bene, anche soprattutto grazie al centrale. Vediamo, Di Matteo cerca di muovere molto di più. Fallo, peccato, è un bel gol, ha fischiato prima. Però sì, il senso è sempre questo, bisogna essere molto più veloci e fare passaggi molto più semplici e andare dentro. Dai Luca! 9 metri per i gialli. Barbieri, è ottimo Panettieri, oh, grandissimo gol di Panettieri che finta di andare a destra e va a sinistra ingannando la difesa avversaria. Poteva starci anche un fallo da 2 minuti, però l'importante è aver pareggiato le sorti dell'incontro. Palla per Di Marcello, Giampietro, Toppi, Giampietro, Di Marcello, Toppi, Di Marcello, Giampietro, Toppi, no, ah, ecco, palla per i gialli, contropiede nostro, Bortolotti, oh, gol di Bortolotti, e il contropiede dei gialli colpisce ed è proprio qua che noi dobbiamo cercare di sfruttare questa nostra attitudine che secondo me può mettere in crisi la squadra avversaria. Si è visto benissimo, la seconda fase è stata fatta in maniera approssimativa dai Teramani, i quali non sono riusciti a rientrare dal contropiede e noi abbiamo punito con Bortolotti. Attenzione, vengono dati due minuti a Mezzetti, forse se li poteva risparmiare. Viene chiamato tempo da mister Funti del Teramo, siamo comunque davanti noi. Adesso c'è qualche discussione con la coppia arbitrale, dovremo affrontare comunque i prossimi 2 minuti con un uomo in meno, siamo comunque davanti, quindi si cerca di mantenere e di stringere in difesa quello che è come è stato fatto fino adesso. Sicuramente l'arma del contropiede può essere un'arma importante, come anche l'ingresso di un altro tiratore come Nunzio Di Matteo può darci una grossa mano in questo secondo tempo a poter fare quei gol che ci servono a tenere la partita viva fino alla fine, ed è questo a cui noi dobbiamo puntare. Loro per adesso si sono basati soprattutto su Pietragostino, su Giampietro e sull'ala di Giulio. Sono giocatori molto forti, veloci, ottimo tiro, però siamo riusciti a contenerli bene alternando le difese, 6-0, 4-2, e insomma in ogni caso possiamo vedere di giocarcela fino alla fine, pur avendo a che fare con una squadra sì neopromossa ma composta da giocatori di esperienza sicuramente, contrariamente alla nostra che è neopromossa e a parte alcuni tra i più due tre giocatori più esperti che hanno già avuto esperienza in Serie A, per gli altri è tutta una novità questo campionato. Quindi ripartiamo, Pietragostino, Giampietro, Toppi, Giampietro, ecco Pietragostino, vediamo la nostra difesa, siamo in 5, ricordiamocelo, quindi palla per il pivot, gol del numero 9, scusate, del numero 5 di Marcello, il pivot avversario. Entra Albertini all'ala, è entrato anche Nunzio Di Matteo,
Abbiamo in campo i due fratelli Gennaro e Nunzio Di Matteo, all'Albertini e Panettieri insieme a Bortolotti che funge da pivot in questo momento. 14 pari, siamo al 13° del secondo tempo. Brutto errore in questo caso Di Matteo, che regala la palla al Teramo. Petragostino, Gianpietro, Toppi, Gianpietro, Petragostino, Toppi, Gianpietro, Gianpietro, Toppi, Pietragostino, Leodori, Gennaro Di Matteo difende molto bene su Leodori, gli impedisce il tiro, l'arbitro ferma un attimo il gioco. Di nuovo Toppi, Gianpietro che prova a deludere la difesa di Panettieri, il quale non si fa ingannare. Toppi, Pietragostino, Toppi, Gianpietro, Pietragostino, Barbieri, 9, passivo, l'arbitro fischia passivo, grandissima parata di Resci, grandissima parata. Panettieri, Di Matteo, Panettieri, Mezzetti, siamo di nuovo in 6, Nunzio Di Matteo, Panettieri, ed ecco Mezzetti, Nunzio Di Matteo, Mezzetti prova a tirare, gol di Mezzetti, grandissimo gol di Mezzetti che trova lo scatolino alla sinistra del portiere, siamo di nuovo davanti. Sembravamo un attimo in difficoltà sotto di due con palla loro, un uomo in meno, ma come sempre la squadra gialloblu non tradisce. 15-14, abbiamo ribaltato le sorti dell'incontro e se la squadra abruzzese vuole venire fuori dal Palamonza vincente deve sudare le 7 camicie, perché Modena non cede di sicuro. Di nuovo Toppi, Pietragostino, Toppi, grandissima parata di Resci, pallonetto di Savini, 15 pari. La difesa modenese poteva stare un po' più attenta su questa ottima parata di Resci per evitare che l'ala avversaria riuscisse a recuperare il pallone. In ogni caso è andata così. Panettieri, Albertini, Mezzetti, Di Matteo, Panettieri, gol, grandissimo gol di Gennaro Di Matteo che riesce a variare il colpo del tiro dall'ala sia con palle basse sia palla alta sia pallonetto. Il portiere avversario è veramente in difficoltà e quindi siamo sempre avanti di uno. Stiamo giocando molto bene in questo momento. Pietragostino, ottimo anche l'ingresso in campo di Resci e l'approccio con la partita. Gianpietro, 9 metri per i teramani, Toppi, Gianpietro, Savini, Pietragostino, Toppi, Gianpietro, palla all'ala per Savini, Gianpietro, Toppi, di nuovo passivo, l'arbitro chiama il passivo, prova Gianpietro a deludere la difesa di Panettieri, ma aiutato da Albertini riusciamo a fermare il forte centrale avversario. Siamo ancora con la palla per i teramani, ma devono tirare perché siamo sul limite del passivo. Parata di Resci, palla nostra, ottimo intervento di Resci, di Matteo, siamo avanti di uno. Palla per Albertini, Panettieri, Mezzetti, Panettieri, rigore, Panettieri si procura un ottimo rigore elidendo la difesa del più esperto avversario. Nunzio Di Matteo si appresta a tirare dai 7 metri. Nunzio Di Matteo contro Collevecchio. Ahimè, purtroppo sbaglia rigore. Rimaniamo 16-15, a 12 minuti dalla fine.
palla in mano ai Teramani. Sì, brutto rigore, tirato male, probabilmente gli è scivolata perché lui ha un ottimo tiro sul rigore, ricordiamo la partita di Padova che è stata vinta grazie a un suo tiro. Comunque bisogna continuare a difendere così, abbiamo un'ottima difesa, però bisogna concretizzare di più in attacco e soprattutto in difesa bloccare subito l'azione e non lasciargli passare la palla, perché sennò si aprono troppi spazi e il loro centrale è molto bravo ad eluderci. Palla per Toppi, Leonori, palla sull'ala a Di Giulio che riesce a bucare la nostra difesa e a segnare il gol del pareggio. 16 pari, 18 minuti e 47 secondi trascorsi da inizio della ripresa, mancano 11 minuti, la partita è in perfetto equilibrio. Nunzio Di Matteo, Panettieri, Albertini sull'ala, la nostra ala mancina, Nunzio Di Matteo, finta il passaggio sulla sinistra, poi serve Panettieri, di nuovo Di Matteo, prova a penetrare, viene contrastato da Toppi, c'è un attimo uno screzzo ai due giocatori, fino adesso la partita è stata corretta, ma niente di che. Nunzio Di Matteo, l'arbitro fischia un fallo, una spinta da parte di Toppi nei confronti di Nunzio Di Matteo, quindi è ancora palla dei gialli in mano Mezzetti, di nuovo Panettieri, Nunzio Di Matteo per il fratello, viene fischiato di nuovo 9 metri, stavolta il portiere l'aveva presa, fortunatamente viene fischiato 9 metri a favore del Modena, ormai dovremmo essere sul limite del passivo. Panettieri, grandissimo gol di Panettieri, riesce a conservare una palla che sembrava persa e a centrare lo scatolino alla sinistra del portiere Colevecchio. Toppi, Pietragostino, Toppi, viene fischiato un fallo a Barbieri, quindi siamo sempre sui 9 metri, la palla rimane, no, l'arbitro non aveva ancora fischiato, era stata cominciata l'azione troppo presto dal pivot di Marcello, la palla rimane agli abruzzesi, Leodori, Toppi, Pietragostino. Prendi questa! Leodori, Pietragostino, vediamo come si sviluppa l'azione teramana. Ecco, è Savini che dall'ala incrocia verso il mezzo, finta di tiro di Pietragostino. Toppi entra ma viene contrastato dal duo Panettieri Albertini in modo efficace, 9 metri. Cerchiamo sempre di andare a far tirare sul passivo. Pietragostino, Savini, Bortolotti difende molto bene Pietragostino, passivo, l'arbitro chiama passivo, tiro di Pietragostino, bellissimo gol di Pietragostino che riesce a forare sul passivo nostra difesa. Siamo 17 pari, palla per Gennaro Di Matteo, Nunzio Di Matteo, Mezzetti, Gennaro Di Matteo, Mezzetti, palla per Gennaro Di Matteo, sempre palla per Bortolotti, 9 metri, Bortolotti, Mezzetti, Panettieri, Mezzetti finta, prova ad incunearsi sulla sinistra della difesa, Teramana, Nunzio Di Matteo, grandissimo gol di Nunzio Di Matteo, come avevamo detto il nostro numero 14 ci può dare un grosso aiuto in attacco, dotato di un tiro al fulmicotone, ci riporta in vantaggio 18-17. Sì, è stato un grandissimo tiro dovuto soprattutto anche al movimento precedente sull'azione che ha liberato, fatto sì che lui potesse partire da dietro e essere più in velocità. Adesso attacco del Teramo, stanno cercando di costruire qualcosa ma la difesa sembra attenta, no, bel movimento, peccato perché poteva essere aiutato dall'altro difensore, ma va bene.
Rientra in porta Bonaccini, direi ottimo comunque l'approccio della partita, Giacomo Resci. Siamo sicuramente a Modena, due ottimi portieri, conseguenza li può alternare tranquillamente senza delle grossi scompensi per la squadra. Grandissimo gol ancora di Nuzzo Di Matteo, che riesce a trafiggere con Levecchio, il quale nel secondo tempo è un po' meno incisivo, infatti c'è un cambio, entra Di Marcello, portiere sicuramente dotato di un curriculum di tutto rispetto. Toppi, Pietragostino, viene fischiato 9 metri, mancano 6 minuti alla fine della partita, i gialli sono davanti. Di nuovo Pietragostino, Toppi, la partita è sul 19-18, Toppi. Grandissimo gol di Toppi che c'entra l'incrocio dei pali. Siamo 19 pari a 6 minuti dalla fine. La partita è in perfetto equilibrio. Mezzetti, Panettieri per Nunzio Di Matteo. Mezzetti. Tempo chiamato da coach Sgarbi. Niente, mancano 5 minuti, siamo al 24esimo e 20 secondi, mancano 5 minuti e 40 secondi alla fine della partita. L'incontro è in perfetto equilibrio, le due squadre si sono equivalse, certamente le soluzioni di Modena a questo punto sembrano un pochino più varie. Teramo si affida ai suoi tre giocatori più rappresentativi che riescono comunque molto spesso a bucare la difesa modenese. Abbiamo fatto qualche errore in fase di impostazione di gioco, qualche palla persa, però come carattere non c'è niente da dire, la squadra rimane sempre lì a cospetto di un avversario sicuramente più esperto e abituato a questi palcoscenici. Il portiere Di Marcello, che è entrato in questo momento, è nell'esempio, un portiere che ha moltissime presenze in nazionale. Di conseguenza siamo davanti, comunque siamo su un parterre che richiede il massimo della concentrazione e il massimo del carattere possibile da parte della squadra gialloblu. Noi l'abbiamo affrontato fino adesso nel modo giusto, senza nessun timore reverenziale, e dobbiamo continuare così fino alla fine. Riparte il gioco, Mezzetti con la palla di Matteo, riesce a bucare un errore, una distrazione della difesa avversaria, Di Matteo si incunea, Mezzetti lo vede e ci riportiamo in vantaggio, 20-19. È il momento di stringere in difesa, la differenza la può fare una palla sola. Pietragostino prova il tiro, Bortolotti riesce a fermarlo, palla sempre per Di Marcello, pivot estremamente fisico, Giampietro, Pietragostino, Toppi che funge da centrale, Pietragostino, Toppi, palla su Di Giulio riesce a bucare Bonaccini, siamo sempre pari, 20 pari a 4 minuti, meno di 4 minuti dalla fine. Mezzetti, Panettieri, Albertini, Panettieri, Mezzetti, Di Matteo, Mezzetti, Panettieri, Mezzetti, fallo di Toppi su Mezzetti, recupera palla però mettendo fallo, quindi 9 metri. Di Matteo, Nunzio Di Matteo, Panettieri, viene fischiato fallo su Panettieri, appare il numero 12 Valeri, Bortolotti per Panettieri, Mezzetti, Panettieri, ecco, toccata, corner, palla in angolo per i gialli, quindi ancora nostra, Bortolotti, Mezzetti, siamo al 26-17, errore di Matteo che cerca un tiro, però era troppo marcato, tra tre uomini sopra, vediamo un attimo di recuperare palla. Siamo 20 pari al 26-32.
forza ragazzi, in difesa stringiamo, il gioco è sempre in mano ai teramani. Pietragostino Toppi, palla a Gian Pietro Toppi, fallo a fischiate Barbieri. Toppi aveva fatto un ottimo movimento, si era girato fintando di girarsi sulla sua destra, si era girato sulla sinistra, è stato fischiato un fallo Barbieri. Di nuovo Gianpietro, Toppi, Pietragostino, Gianpietro, Pietragostino tira, corner, prova Bonaccini ad arrivarci per evitare il possesso palla degli avversari, ma non ci riesce. Sempre Toppi, Gianpietro, Pietragostino, ottimo Panettieri che gli impedisce di tirare in modo pulito. Di Marcello, Pietragostino, finta di Pietragostino. Panettieri ottimo in difesa, veramente una grande prestazione del nostro giovane terzino. Barbieri contiene Gianpietro che non fa tirare, siamo sul passivo. Adesso la squadra abruzzese costretta al tiro. Parata di Bonaccini che riesce con un riflesso a tirare fuori la palla dalla porta. Manca un minuto e 50 secondi alla fine della partita. Sì, siamo agli sgoccioli, la squadra risente molto della stanchezza, ma sono gli ultimi minuti, non bisogna mollare, ma soprattutto andare in gol, perché va vinta questa partita, va vinta, l'abbiamo sudata e non possono uscire con i due punti. Eccolo il gol, eccolo, bellissimo gol dopo una grande azione. Adesso difesa, bisogna tenere. Grandissimo gol di Mezzetti, dobbiamo vedere di tenere in difesa come ha detto Emanuela. Manca un minuto e 15 secondi, Pietragostino viene tenuto bene da Panettieri, palla per Di Marcello, Toppi, Gianpietro. Ecco Pietragostino, Toppi, Gianpietro, Pietragostino, ottimo tipo, ottimo tiro di Pietragostino che riesce a forare la difesa modenese. Adesso mister coach Garbi chiama il tempo per vedere di organizzare l'azione negli ultimi 40 secondi di gioco. Vediamo un attimo come si imposta l'azione. Siamo 21 pari, la partita finisce in volata, è sicuramente sempre emozionante vedere giocare il Modena. A questo punto è la seconda partita che finisce in volata dopo quella di Padova contro l'Oriago della settimana scorsa. Vediamo come va in questa partita qui al Palamozza. Il pubblico è sempre estremamente caloroso nei confronti nostri. Ci giochiamo l'azione sul limite dei 40 secondi, vediamo un attimo come può andare a finire. Adesso coach Garbi starà impostando sicuramente lo schema con i ragazzi che è in campo. Ricordiamo chi sono in campo in questo momento: abbiamo Bonaccini in porta, Bortolotti, Panettieri, Mezzetti, i due fratelli di Matteo e l'ala Albertini. Questi sono gli uomini, abbiamo Filippo Barbieri al posto di Nunzio Di Matteo. Questo è il sestetto che andrà a giocarsi la partita negli ultimi 40 secondi. Coach Garbi dà indicazioni a Bonaccini. Barbieri, Panettieri funge da centrale, Mezzetti da terzino. Mezzetti, Barbieri. Barbieri viene fermato in modo... Ecco, Barbieri, Mezzetti, Panettieri, Mezzetti, Di Matteo, fallo per Modena, aveva tirato, esce Flavio, giochiamo con l'uomo. Sul trentesimo abbiamo il tiro franco all'ultimo minuto, abbiamo l'ultima circostanza, la partita è in parità.
non si capisce bene cosa abbia fischiato. Comunque, alla fine, l'ultima occasione per il Modena, vediamo come va a finire. Nunzio Di Matteo al tiro franco, con le vecchie tornate in porta. Ricordiamo che c'è questo tiro, poi la partita è chiusa, è già suonato il trentesimo. Ecco l'arbitro che chiede la distanza, Nunzio Di Matteo. Vediamo un attimo come va a finire. Gli uomini di Teramo naturalmente sono schierati in difesa, braccia alzati tutti. Ecco, vediamo il tiro di Nunzio Di Matteo su Collevecchio. Tira Di Matteo fuori. L'arbitro fa ripetere. In teoria dovrebbe essere rigore, perché il fallo è antisportivo. Dovrebbe, per la norma della tolleranza zero, è uscito l'uomo prima che lui tirasse. Di conseguenza, in teoria, applicando le nuove normative che sono in vigore da 2 anni a questa parte, dovrebbe essere 7. Gli arbitri sono andati nel pallone, dovrebbe essere rigore. Vediamo un attimo cosa decidono, stanno discutendo insieme ai giocatori del Teramo. Abbiamo qua sotto il regolamento e questo è quello che dice il regolamento. L'abbiamo qua sotto perché è successo la stessa cosa la settimana scorsa a Padova. Ecco. Vediamo un attimo cosa stanno decidendo. No. Fischia di nuovo tiro franco. In realtà, se volessimo essere ligi a quello che dice il regolamento, e questo dice il regolamento, impediscono alla squadra in possesso di palla di tirare in porta e di ottenere una chiara occasione da rete, e il fatto di spostarsi dalla barriera del tiro franco 2 secondi prima del fischio dell'arbitro rientra sicuramente in questa casistica. Di nuovo ribattiamo, ecco, ancora si protrae per le lunghe questa cosa. Naturalmente, come valsa la norma la settimana scorsa, dovrebbe valere anche questa, però siamo chi decide sono la coppia arbitrale che ha deciso per ritirare la replica del tiro franco. Non abbiamo più Nunzio Di Matteo, abbiamo Gennaro Di Felice sul tiro. Ecco il denaro di Felice contro la barriera teramana, tiro e la barriera ribatte. Finisce 21 pari, i gialli sicuramente hanno meritato questo pareggio. Purtroppo il finale è stato un po' concitato, poteva essere gestita meglio la palla negli ultimi 30 secondi, non siamo riusciti a segnare. Vedremo comunque la prossima volta di fare tesoro di questi errori per poterli poi non ripetere in un futuro. Comunque un altro punto è stato messo in cascina, sono 3 punti dopo 3 partite e siamo ben al di là di quelle che erano le più rose previsioni. Grazie, arrivederci.